Libricino da leggere, questo qui, Choice Factory, faccio anche un video appena riesco. E praticamente è interessante perché è inglese lui, se non sbaglio, l'autore, Richard Shotton, molto collegato a Rory Sutherland, che a me piace ed è il creative director di Ogilvy, se non sbaglio, qua in Inghilterra, personaggio interessante. È un libro carino questo qui perché entra nei bias cognitivi che ci affliggono quando compriamo qualcosa e lo puoi vedere con etica anche dal punto di vista di chi promuove o di chi vende. Per cui che cosa impatta sulla decisione di acquisto di noi consumatori? Confirmation bias, la social proof, il fatto di vedere della gente che sta comprando, no? Quando vedi la coda nel negozio e dici che cosa ci sarà? Ecco, quello è social proof. L'impatto delle abitudini, l'impatto del contesto, pure il dolore del pagamento. Ne ho parlato tempo fa in un video sulle carte di credito e qui la stessa cosa, come rimuovi il dolore del pagamento e lo rimuovi con tutte le tecniche. Spostare il pagamento dai contanti alla carta, ad esempio, ti toglie, no? Se tu paghi in contanti, te lo vedi andare via il tuo centesimo, il tuo dollaro, il tuo euro sterlina e non è il massimo. Oppure il charming price, prezzi che finiscono per 9. Peraltro c'è una bella statistica sui 9 doers, che sono quelli che hanno un'età che finisce per 9. E gli studi che hanno fatto dimostrerebbero che quando la tua età finisce per 9, sei in un momento di cambiamento, stai rivalutando, in fondo pensiamoci, a 39 anni, cacchio, adesso ho 40 anni, o a 49, cacchio, adesso ho 50 anni. È un momento di cambiamento e lì ti vengo a beccare. C'era una statistica ancora più curiosa di un sito di dating online, dalla quale si vedeva che i 9-doers erano quelli che in sostanza cornificavano di più, perché arrivato a un certo punto probabilmente dicevano, oh, qua è ora di cambiare, forse pensavano, non lo so. Choice Factor, interessante. C'è questa roba che si chiama Stroop Effect, l'effetto Stroop, Stroop è quello che l'ha scoperto. L'avete vista di sicuro, ma magari uno non sa che si chiami così. Avete presente nei giochini su mobile quando hai il colore da scegliere e la parola? Però la parola è diversa dal colore, magari c'è la scritta rosso, però la scritta è in blu e tu devi dire il colore della scritta. Non so, non mi sono spiegato bene, però se lo vedi lo capisci. Ecco, per me fare un progetto, che sia la tua startup o il tuo progetto, chiamalo come vuoi, è una continua lotta contro lo Stroop Effect, perché tu hai queste interferenze continue che arrivano, sia tue, di come critichi, di come ti vedi, di come ti disturbi, no? Non sei magari il tuo migliore alleato sempre, sia esterne, di gente invece che magari ti martella o semplicemente collaboratori con cui devi riuscire ad andare nella stessa direzione, non è mai facile, e tu continui, capito, a cercare di risolvere sto colore. Ma che colore è? È giallo? Ma la scritta è rossa? Ma qual è? Dov'è? Lo Stroop Effect fa parte di qualunque progetto, facciamocene una ragione. Slack lo sto rivalutando. All'inizio facevo un po' fatica, però capisco perché alla fine hanno preso il mercato, perché è comodo dopo un po'. Hai tutti i tuoi collaboratori in un punto solo. L'unica cosa, ecco, le notifiche a volte mi incasino, non sono mai refreshate in tempo reale, non lo so, da cellulare, da desktop, a volte un po' di casino, però complessivamente è uno strumento di dialogo che funziona bene. SLACK, per chi non lo conoscesse, è effettivamente uno strumento interessante da considerare se devi lavorare con delle persone in remoto e hai bisogno di tenere i contatti un po' d'ordine, Slack, piuttosto che mandarsi mail in giro, oggettivamente è un'altra categoria. C'è questo test che si fa dove si chiede sempre: ma come sei rispetto alla media a guidare? Come sei rispetto alla media sul lavoro e come sei rispetto alla media a letto? E se tu chiedi a un uomo, in genere donne, non lo so, ma un uomo risponde: sopra media a guidare? Assolutamente sì. Sul lavoro sono sopra la media, a letto. Cioè, la media è là e io sono qua, capito? Nella galassia col buco nero impostato, dentro, lì, oltre, ecco. Ed è importante da considerare questo, perché è la nostra tendenza a sovrastimarci. E ho fatto un video poi tempo fa sul Dunning-Kruger effect, oggi si parla solo di effetti psicologici, però è importante provare a pensare come funziona il nostro cervelleddu, perché alla fine dei conti sul lavoro tu fai questo errore in continuazione. Pensi che siccome hai avuto successo 10 secondi fa, allora sei Nimbo Kid. Lo so io, so tutto io. E lì, bam, è il momento in cui paghi. È importante allora tornare sul pezzo. Sempre, piedoni per terra, valutare i fatti, fare come direbbero i miei amici emiliani, lo sborone. Grazie a tutte le persone che mi hanno scritto riguardo alla Cina, vado in Cina a breve, ad aprile, una ventina di giorni, una cosa così, a vedere un po' il mercato, la situazione, e mi avrà scritto tipo 100 persone, praticamente possiamo fare una community italo-cinese. Cercherò di incontrare tutti, magari facciamo un mega meetup, ecco. Cosa posso dire? Ni hao, Senge.